Mi sento ancora buono per avviare. Questo posso anche scrivere
tue parole qui. Sei ancora nella chiamata? Devo imparare a fare meglio quest'inizio. Che è un inizio con un bel po' di click su diverse pagine. Mi dicevo che devo imparare meglio a fare questo inizio. Sono diverse pagine con diversi click, uno prima, uno dopo. Se ne sbaglia uno e si fa dopo invece di prima, e allora avviene qualche cosa che non è buono.
Già lo sto riuscendo a fare, però come avete visto altre volte, c'è qualche minuto di silenzio, però è dovuto al che ancora non sono bravissimo nell'iniziare il programma. Però ci sto riuscendo. E quindi già la situazione è in moto. Aspettiamo ancora qualche minuto. Così può entrare qualcuno, 21:30. Possiamo fare una cosa, come abbiamo fatto la volta scorsa, e così anche aspettare qualche minuto. Ormai sono solamente 3 minuti. Ci possiamo fare qualche respirazione profonda per rilassarci, così andremo meglio nelle energie. Con il naso, occhi chiusi, possibilmente una colonna vertebrale abbastanza dritta. Io vi posso dire, ma voi lo saprete già sicuramente, che nella respirazione profonda è molto importante il diaframma. La respirazione, diciamo, che avviene molto di più su un inizio movimento diaframma, in espansione, come non crescere di pancia, come una respirazione di pancia. Quindi cominciando a ispirare, noi mettiamo fuori la pancia, che sarebbe un movimento del diaframma. E quando noi espiriamo, tiriamo dentro la pancia e così tiriamo il diaframma dentro, poi leggermente anche lo facciamo andare un pochettino verso l'alto. Questo ci hanno insegnato yogicamente che è una respirazione profonda. Già ve lo sto dicendo, qualche volta possibilmente ne faremo più prova. Ma voi le saprete già queste cose sicuramente, perché sono cose base, sono alla base. Siamo 21:30. Allora,
Intanto vi saluto. Vi saluto anche con la fogliolina, con il singolo. Io da qua sul monitor non riesco a vederla molto bene. Però ve l'ho detto, una fogliolina con il simbolo di dentro ed è tutto in metallo. Dunque. Proprio in questi giorni ho sentito scienziati di fisica quantistica che parlano che il tempo non esiste. Sono diversi scienziati, così come stanno parlando anche che il Big Bang non esiste, non è una giusta visione. È più che altro, diciamo, immaginazione, perché sono immaginazioni. Poi ogni cosa che arriva, ogni esperimento può eliminare quell'immaginazione. Questa è un po' la storia dell'essere umano. La storia della scienza, una cosa messa su un trono, sì, questo è così, è così, è così, e poi quell'immaginazione viene superata da un'altra immaginazione. E però oggi abbiamo molti più strumenti, quindi forse potrebbe essere un po' di meno immaginazione e più degli strumenti satellitari che osservano l'universo, le galassie. L'importante è un pochettino comprendere che ogni cosa può essere superata e quindi non bloccarsi, come è stato fatto nel passato. Anche gli scienziati si sono molto bloccati in delle idee, hanno fatto le guerre fra di loro per idee diverse, con idee diverse. E questa è la dinamica della mente umana, che si concentra su un'idea, cerca di dimostrare o crede di dimostrare che quell'idea è vera. E poi gli viene fatto vedere, gli viene dimostrato, gli viene parlato che quell'idea non è vera. Questo è un pochettino tutta la storia della scienza. E anche molto storia non solo della scienza, ma un pochettino di tutti gli aspetti della vita umana. Si crede in una cosa e poi viene dimostrato che quella cosa non è vera. Quindi oggi l'essere umano cosa dovrebbe fare per non cadere più in queste dinamiche, di concentrarsi su una cosa e pensare che è vera? E poi altri gli vogliono dimostrare che quella cosa non è vera. Un
un pochettino questo prende tante energie e blocca molto la mente umana in un'idea. Questo bloccarsi in un'idea e anche un proprio sia soffrire e sia un pochettino essere arroganti. Quest'idea la sto dimostrando così, così. Quindi c'è dell'arroganza mentale che vuole dire quest'idea che sto dicendo io è la verità, è la cosa giusta. Per oggi gli scienziati non sono più come gli scienziati di secoli fa. Oggi mi sembra, sto vedendo, sto seguendo diversi professori di fisica quantistica e stanno parlando, il tempo non esiste. Questo così, questo. Stanno parlando in un modo entanglement, connessione fra le cose, anche distante. Stanno parlando di divino. Oggi siamo in una fase, dopo i primi 100 anni di meccanica quantistica. E ci sono voluti questi 100 anni per fare dei passi concreti oltre la fisica classica. Quindi ce ne hanno messe di energie gli scienziati. Oggi siamo in una fase molto bella. Vediamo se insieme in questo momento la possiamo riconoscere. Gli scienziati sono molto aperti a cose che prima neanche si parlavano, neanche si dicevano queste cose prima, perché tutto era bloccato in determinate visioni. Quindi non si parlava di concetti come il tempo non esiste. Non si parlava di determinate cose perché venivano subito viste come un qualche cosa di illusorio mentale, e invece lo scienziato voleva essere molto, molto concreto nei suoi passi. E però cosa si è visto? Che quella concretezza razionale non è vera. La fisica, la meccanica quantistica che oggi seguivo un professore e diceva che oggi quasi tutta la scienza, quasi tutta i meccanismi che abbiamo, le apparecchiature che abbiamo, da computer a tante altre cose, lui spiegava, sono fatti tramite la meccanica quantistica. E raccontava un po' tutta la storia, tutta la dinamica, Quindi oggi abbiamo la scienza che è molto aperta. Ed è anche molto concreta, non è solamente aperta in idee poetiche, filosofiche, teoriche, ma continua a essere molto concreta. Molte religioni sono molto più aperte rispetto a quelli che erano centinaia di anni fa.
in cui le religioni erano molto aggressive, molto violente, molto senza cuore in qualche modo. Anche loro erano molto bloccati nel loro modo di vedere. E appena qualcuno un pochettino andava oltre quel modo di vedere, e allora già subito veniva messo in situazioni molto brutte. Oggi non siamo in questa fase, oggi siamo in una fase dove solamente qualcuna delle religioni è rimasta a certi tipi di violenza, però tante altre religioni non lo sono più. E anche paesi, in alcuni paesi del mondo dove ci sono queste religioni un pochettino più indietro nell'evoluzione, anche oggi stanno avvenendo già da anni stanno avvenendo dei cambiamenti, delle persone che stanno cercando di cambiare la situazione del paese, della nazione. Quindi stanno avvenendo anche lì dei cambiamenti. E col fatto che sono avvenuti un pochettino in tante altre religioni, un pochettino in tutto il pianeta, allora gli dovrà essere un po' più facile la situazione che hanno oggi questi paesi rispetto a quelli che abbiamo avuto nel mondo diverse centinaia di anni fa, ma anche 100 anni fa era la situazione molto, molto chiusa. Quindi in qualche modo loro hanno una situazione più facile di quella che è stata in passato. Per esempio, una chiusura molto della mente umana è stata le tradizioni del popolo. Allora le persone erano molto chiuse in quelle tradizioni. Di ogni nazione che aveva quelle tradizioni e c'era molta chiusura, molta concentrazione, così e basta, non si discute. Oggi non è più così. Oggi ci sono le tradizioni del popolo, ma il popolo è cambiato. Non è più come il popolo di 100, 200, 300, di 1.000 anni, 2.000, 5.000 anni fa, non è più come questi popoli. Oggi il popolo è molto cambiato. E questa è anche una grande apertura. Quindi apertura scienza, apertura religione, apertura popolo. Qualche altra apertura. Per esempio nell'arte. Nell'arte c'era una chiusura in determinati modi di musica, in determinati modi di usare i colori, le forme. C'era una chiusura in determinate scuole. Nel seguire determinati maestri, determinati artisti,
diverse decine di anni ci sono stati artisti con una propria capacità di esprimersi. Quindi anche l'arte non è stata più così chiusa. E adesso probabilmente l'arte è molto aperta, molto che può significare un quasi totalmente aperta nell'esprimere forme, colori, suoni. Perlomeno nei nostri paesi. Poi ci saranno dei paesi dove ancora ci sarà molta chiusura. Però se noi consideriamo adesso nei nostri paesi, e ci sono stati tanti cambiamenti evolutivi per gioire di più della vita, per vivere più veramente la vita, quindi non secondo scuole, li vedo molto questi cambiamenti, li penso, come erano 8 anni fa, com'era questa cosa, e li vedo in un modo di comprenderli, comprendere la fase evolutiva rilegata a mente. La mente istintiva, per esempio, una mente molto vicina al regno animale. E allora per istinto dovevano fare determinate cose, non potevano fare altre cose, dato che la loro mente era molto istintiva. Una mente istintiva è una mente anche impulsiva. Una mente che non ha controllo, dove l'essere non può controllare la mente, dato che l'essere ha una, si può dire totale, però forse totale è una parola, dove c'è molta identificazione con quel livello mente. Quindi io li comprendo. E però vedo tutta la fase evolutiva, la crescita, e vedo oggi e faccio, guarda, siamo in una situazione meravigliosa. Anche per esempio, molto nella medicina è cresciuta, mentre prima la medicina doveva essere molto chiusa in scuole. Adesso ci sono dei medici che sono per esempio anche dei sensitivi, delle persone, a parte che si sono uniti alle scuole orientali, per esempio scuole di, come si chiama, inserimento di agopuntura, e quindi andare a vedere i centri energetici, i canali energetici nell'essere umano, nel corpo umano. Alcuni stanno facendo messaggio taoista. Ci sono diverse scuole di massaggi. Io vedo tante cose della medicina che
Anche negli ospedali è cambiata, molto di meno negli ospedali. Però qualche cambiamento sta avvenendo. A me piace vedere tutte queste cose e vedere la situazione bella in cui siamo. Ci può essere una mente che vede le cose negative, le cose brutte, le cose, guarda ancora come sono chiusi i medici, guarda come sono chiusi gli artisti, guarda come è chiusa la scienza, guarda come è chiusa la religione. Ci sono tante menti che fanno questo tipo di discorso. Guarda come è chiuso il popolo. Però se uno vuole, si può lamentare sempre, in ogni fase evolutiva. Può trovare la motivazione per lamentarsi. Ma questa non è una cosa bella. Questo è rimanere chiusi in un modo di fare. E quindi anche, per esempio, fra 100 anni, dove ci sarà molta più evoluzione, lamentarsi anche in quei momenti. Lamentarsi sempre, anche quando. E allora. Questa è un'attività mentale molto bloccata, molto che vede solamente il passato, che vive nel passato. Se invece si vive il momento presente, si ha una percezione del momento presente, dal momento presente si può osservare il passato, tutta la fase evolutiva, però se rimane nel momento presente, mentre si parla, e quindi la situazione è molto con una bella energia. E si rimane molto con le idee del passato, se si rimane molto concentrati nel passato, o si rimane per esempio concentrati su immaginazioni sul futuro. E allora ci sarà sempre qualche pensiero non buono, qualche pensiero che si lamenta. E invece se si è sul momento presente e si percepisce l'energia del momento presente, allora si vede. Tutto bellissimo si vede, tutta la fase evolutiva, gradino per gradino, si comprende, si accetta in qualche modo tutta la fase evolutiva che ci deve essere. Non può, l'essere umano non può essere a un livello senza fase evolutiva, ci deve essere tutta la scala evolutiva. Che fa crescere, che fa evolvere. Quindi mi ripeto, se si sta molto sul momento presente, allora non c'è bisogno di lamentarsi. Non solo non c'è bisogno, ma non c'è il motivo per lamentarsi.
Perché si vede proprio tutta la fase evolutiva, si vede che tutto è preciso, che tutto è giusto. Se siamo molto ai ricordi del passato, osservando il passato, però non lo sto sapendo spiegare. Dunque, quello che ho detto, se si sta sul momento presente, si vede. Si comprende, si accetta e si vede tutto come preciso. Se si sta molto in pensieri del passato, in com'era il tutto nel passato, allora la mente si lamenta e vede che tutto in qualche modo è fermo nel passato. Questo può essere il modo di fermo nel passato, in qualcuna delle fasi evolutive. E in qualsiasi delle fasi evolutive la mente si deve lamentare, perché non gli piace, nessuna delle fasi evolutive gli piace. Se non la comprende, se non l'accetta e quindi non gli piace. E lo stesso può essere per un'immaginazione futura. Immagina qualche fase ancora molto chiusa, molto non buona, qualche fase e allora trova il motivo per lamentarsi. Guarda, sarà così fra 100 anni, sarà così fra 20 anni, 30 anni, sarà così, sarà ancora così, sarà così. Allora, qualsiasi delle posizioni evolutive che darà la mente, dato che è un lavoro della mente razionale, emotivo, razionale, allora troverà i modi per lamentarsi. Sto volendo dire, voi già l'avete sentito, detto da me. E già l'avete capito anche adesso, che solo che se siamo nel momento presente, allora comprendiamo ed accettiamo tutto e vediamo come tutto è preciso. E quindi ci entriamo in amore, ci entriamo in ogni cosa, in ogni situazione, in ogni. Quindi pensare al passato, al futuro, in qualche modo è una guerra. Stare sul momento presente e essere in amore. E questo teoricamente rimane un discorso forse molto teorico. Bisogna farne esperienza. Bisogna avere almeno un'esperienza del momento presente. E allora si percepiscono energie particolari. Questa, per esempio, è una cosa che non ci è stata insegnata. Una cosa di andare verso la mente intuitiva. Non ci è stato completamente insegnato. E quindi, bene o male, un po' tutti gli esseri umani sono molto concentrati nel passato, nel futuro. E concentrati così tanto che tante volte non recepiscono di essere, di esistere nel momento presente. Così concentrati nel passato, così concentrati nel futuro. Che neanche esiste quasi il momento presente. A noi questo è stato insegnato. In Oriente, invece, da migliaia e migliaia di anni,
Ci sono scritture molto antiche, anche di 10.000 anni. In Oriente è stata molto vista questa situazione della mente intuitiva, della percezione intuitiva, è stata moltissimo vista, moltissimo seguita, moltissimo imparata. Un pochettino qua in Occidente, sia nella scienza che è arrivato un maestro indiano, è venuto a vivere in Occidente ed è entrato in amicizia con scienziati, sia nell'arte un pochettino. Per esempio gli hippie degli anni 60, che erano persone che andavano in Oriente e poi portavano idee, portavano oggetti, portavano modi di fare dall'Oriente. E ci sono stati anche degli artisti. Quindi un pochettino. La nostra apertura qui in Occidente, dagli anni 60, gli hippie, che è stata la prima cosa in qualche modo di congiunzione con l'Oriente. E sono cose che ci arrivano dall'Oriente. Le possiamo imparare, anche gli hippie le hanno potute imparare, le hanno potute seguire, le hanno potute portare in Occidente abbastanza serenamente. Non c'è stato un qualche cosa che gli ha creato situazioni difficili. Io per esempio da ragazzo andavo nei festival pop. A 12 anni, primo festival pop, a 13 anni, a 14 anni, poi sono andato anche nella Valle della Luna, in Sardegna, che è un posto dove non so adesso, oggi. Ma allora vivevano gli hippie. Effettivamente, cosa ho visto? Ho visto che c'era una bella apertura. Per esempio, nei festival pop si faceva anche pratica yoga. C'erano in delle parti delle persone che facevano yoga. La musica si è aperta moltissimo negli anni 60, non so prima, però già negli anni 60 si è andata molto oltre la musica classica. Quindi un pochettino dall'Oriente ci arrivano queste idee, questi modi di fare, questi modi di vivere. E noi li abbiamo presi. Io già proprio da ragazzo nei festival pop, appena vedevo un punto che si faceva yoga, subito venivo attirato per quel punto, mi ci avvicinavo. Anche a 12 anni. Il primo festival pop che è stato fatto in Italia. Quindi già i festival pop erano dei posti che portavano molto dall'Oriente. Molto, ma non troppo, non tutto.
Poi c'erano delle sintonizzazioni tra Oriente e Occidente che creavano tesi, antitesi, sintesi. Cosa voglio dire? Per esempio, la musica orientale non è arrivata in Occidente, hanno portato qualcosa, ma quello che la musica orientale fa, che va oltre la scala di Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, e quindi fa dei suoni che per noi già sono dei suoni non giusti in qualche modo. Questo non c'è molto arrivato in Occidente. Però qualche unione è avvenuta. Poi il Festival Pop era un modo di vivere sociale, già molto fuori da schemi popolari, moltissimo fuori. Già noi ci dicevamo, per esempio, non come stai, ma che vibrazione senti? Già eravamo molto con queste parole e non possono rimanere solo parole. Se uno parla già che vibrazione senti, già in qualche modo la mente sensitiva si deve un po' svegliare. Ci sono i dei tamburi, questi ci sono arrivati molto dall'Oriente e sono riusciti ad entrare, dato che il tamburo, bene o male, fa sempre lo stesso suono. Ci possono essere ritmi diversi. Però non può essere, per esempio, come lo strumento sitar dell'Oriente, doveva fare dei suoni e la corda la muove in modo che dalla nota si può arrivare quasi a un'altra nota. Vediamo se riesco a farlo con la voce, se riesco, giusto? No, no, non ci sono riuscito. Sono passato molto da una nota quasi a un'altra. Quello che riesce a fare lo strumento sitar, e se volete lo potete vedere su YouTube, scrivere sitar, vedere un pochettino qualche brano musicale e quello che riescono a fare, oltre il Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, anche nel cantare e poi nella danza, la danza orientale. E nei festival pop c'era qualcosa di danza orientale. Già le donne, per esempio, erano molto, molto aperte a situazioni di danza orientale. E io le ho vissute tutte quante queste, tutti i festival pop italiani li ho vissuti, però fino a 15 anni. Poi sono entrato nello yoga, nella pratica yoga, e andavo a fare i ritiri yoga, sia in Italia sia fuori Italia. Poi ho fatto la scuola per diventare insegnante yoga in Danimarca, poi sono andato in India,
credo che siano finiti anche i festival pop. Forse. Allora c'è stato un via jazz. Poi c'è stato Parco Lambro a Milano. Poi io ero partito per l'Inghilterra come si chiamava? Era un nome famosissimo. Adesso non mi viene il Festival Pop in India, in Inghilterra. Island. Mentre viaggiavo mi hanno detto che non si stava facendo quel festival pop e allora sono andato quella volta alla Valle della Luna in Sardegna. Quindi già il festival pop in India non si stava in Inghilterra. Non si stava facendo. L'isola di White. Però è stato un bel passaggio evolutivo, io me lo sono vissuto, me lo sono. E allora viaggiavo in autostop. E qualche volta ve l'ho raccontato. Già io avevo tante intuizioni. Intuivo il modello di una macchina con il colore della macchina e poi la macchina che si fermava a darsi il passaggio era quel modello che mi era arrivato con il colore in cui mi era arrivato. Io ogni volta rimanevo così, mi sembrava una cosa, anche se già ne avevo vissute da bambino, però ci vuole che ne vuole pratica per arrivare a non sembrare più strana la situazione, ma a sembrare normalissima, a viverla in modo normalissimo. Oggi mi è successa un'altra cosa molto particolare. Al secondo. Al secondo proprio. Forse meno di un secondo e non più di non un secondo e mezzo. Proprio una precisione molto bella. Insieme a una persona che di tutta una situazione di me, una persona e poi altre persone. Tutta una precisione al secondo. Siamo arrivati proprio al secondo, questo posso dire. Non un secondo e mezzo, 2 secondi o 3 secondi, no, proprio al secondo click. Oggi mi è sembrata la situazione per me molto normale. E gliel'ho detto all'altra persona, gliel'ho detto, vedi che questa è una sincronicità e questo vuol dire che la vita in questa situazione ci sta seguendo molto perfettamente, molto amorevolmente, molto un pochettino mi ha fatto con la testa così, però. Non ha esperienza di questo. A me invece la situazione mi è sembrata molto normale, ormai per me sono situazioni normali,
che mi capitano quasi giornalmente, che tra giorno e notte posso dire, qualche volta mi capitano di notte, qualche volta mi capitano di giorno, potrei anche dire che le vivo giornalmente, nelle 24 ore. Però ci può essere anche il giorno che non c'è la situazione, non è che un dramma, ci può essere. Mi va bene, non mi deprimo per esempio per una cosa che in un giorno non c'è una situazione trascendentale. Quindi ormai per me la situazione è una situazione molto, molto chiara della vita, molto. Un'amica qualche giorno fa, un'amica che ci conosciamo da tanto tempo, qualche giorno fa mi ha detto: Francesco, ma è incredibile tutto quello che racconti. E io gli ho scritto due parole. Ma lei lo sa che io ero così, ci conosciamo da molto tempo. Dunque, io per esempio potrei scrivere libri, però non mi viene. Non mi viene dentro di me l'ispirazione. Francesco, scrivi un libro. Non ce l'ho questa. Per esempio, oggi che abbiamo il computer e che si possono fare questi incontri online, che rimangono, anche questo incontro rimarrà su YouTube. Non so per quanto tempo rimangono, però io vedo incontri su YouTube di maestri che già non ci sono più nel corpo fisico da, mettiamo, un 40 anni anche. Quindi non so quanto tempo rimarranno questi qua che io faccio su Meet e che vengono passati anche su YouTube. Però già il parlare è un'altra energia. Il scrivere diventa più un'energia mentale, essere più nella mente razionale. Invece il parlare può essere molto più intuitivo. Si può sentire, viene fatto nel momento. C'è l'energia anche di voi persone, che io sento e che quindi si crea un cerchio energetico. È come il teatro. Ci sono gli attori, ma c'è il pubblico. Quindi gli attori agiscono secondo anche le energie che il pubblico gli dà. Quindi c'è una situazione energetica molto più viva. Invece nello scrivere un libro uno si dovrebbe mettere con la mente, con le parole che poi vengono scritte così, viene scritta. Invece nel parlare c'è molta più libertà.
Nello scrivere c'è molto più uno schema di scrivere, poi c'è la punteggiatura, quindi la situazione diventa molto un lavoro più pesante. E invece oggi che abbiamo questo mezzo, è molto più bello, molto più vivo, molto più di quello che può essere un libro. Non ho avuto mai un'ispirazione a scrivere un libro. Ho scritto un libro, però non l'ho scritto io. Erano tutte frasi che mi arrivavano. Io mi sedevo in un posto qua vicino, in una piazza vicino a casa mia, dove c'è la statua di Cerere, che è della madre natura per i greci. Appena mi sedevo in questo cerchio di sedili, attorno a questa statua fontana, mi cominciavano ad arrivare frasi. E dopo un pochettino di volte io ho cominciato a portarmi carta e penna e cominciare a scrivere. Ho scritto un 600 frasi che poi ho stampato in diverse copie e qualcuna l'ho regalata. Però non erano frasi che scrivevo io. Erano tutte frasi che mi arrivavano. Quindi non si può dire che ho l'esperienza di scrivere un libro. Sono tutte frasi che mi sono arrivate. Io, per esempio, già scrivo diversamente anche quando scrivo i messaggi su Facebook e uso molto i tre puntini, sia all'inizio, sia durante la scrittura e sia alla fine. I tre puntini per me sono molto belli energeticamente. All'inizio fanno sentire che la situazione scritta non sta avvenendo adesso, ma è un continuum. È un continuum di qualcosa di prima. Io, per esempio, non uso la striscia col puntino di sotto, come si chiama? Non lo uso da così tanti anni che ho dimenticato anche il nome. Non uso l'altra per fare domande. Il punto interrogativo, ecco, il punto esclamativo, il punto interrogativo. Il punto esclamativo non lo uso perché mi sembra una cosa molto arrogante. Questa cosa è così, punto. È una cosa un pochettino, è una mossa, guarda, qualche cosa da karate, da arte marziale. Questa è così, linea e punto. Quindi mi sembra una situazione molto arrogante, non lo uso mai. Anche il punto interrogativo non lo uso. Perché noi nelle parole, nello scrivere le parole, già possiamo fare la domanda senza bisogno del punto esclamativo. E non lo uso, dato che noi già facciamo la domanda con le parole, nella lingua italiana lo possiamo fare. E allora la domanda rimane più delicata. Invece col punto esclamativo
col punto interrogativo, mi sembra una domanda molto forte. È molto forte, cosa vuol dire? Che la mente è molto concentrata su quella domanda. Quasi solamente su quella domanda. Troppa concentrazione, quasi da ipnosi, su quella domanda. Invece noi già con la parola possiamo scrivere la domanda, possiamo fare capire che una domanda, mettendo prima o dopo una parola o un'altra. E allora, senza punto interrogativo, vedo che la domanda c'è, ma noi non siamo ipnotizzati da quella domanda. Ci sono altre cose che non uso, però i tre puntini mi piacciono tantissimo. Anche alla fine non sto terminando qui a parlare, ma tre puntini, e quindi è come un fiume. Le tre puntini iniziali, i tre puntini durante, i tre puntini finali, è un fiume che scorre e che non si ferma. E in teoria un fiume dovrebbe essere così, qualcosa che scorre, che non si ferma, che viene da un'acqua dal cielo, e che va in un mare, oceano, a livello terra. Quindi mi sembra una situazione molto sia poetica, ma energetica anche. Ed è stata un'intuizione, è stato un momento che ho avuto l'intuizione. Non è stato molto un mio pensiero. Faccio così, è stata molto un'intuizione sul momento. E dopo il momento io scrivo così. Anche il punto, ecco. Finire con un punto mi sembra come una cosa bloccata, che il punto solamente, lui singolare, mi sembra come se blocca qualcosa. Invece tre punti non bloccano e fanno sciogliere, fanno fluire. Energeticamente mi sembra una situazione molto più bella. Da qualche anno scrivo così, può sembrare abbastanza difficile. La virgola la uso, non uso il punto virgola. Forse non ho mai usato il punto virgola. O non mi è stato insegnato, non ci è stato insegnato più di tanto. Il punto virgola non è stato. Ti hanno detto così che dopo la virgola si mette il punto virgola, però effettivamente non. A me non è stato insegnato più di tanto. È stato detto due parole così, ma non messo in pratica più di. Quindi si può dire che il punto virgola effettivamente non lo conosco. Potrei immaginare così, punto virgola. Allora, di sopra un qualcosa si blocca e nella virgola di sotto qualcosa scorre. Quindi non lo uso anche per questo, perché un pochettino il punto sopra sarebbe come bloccare delle energie di sopra, dei chakra di sopra, per esempio. E allora per questo qua non lo utilizzo. Queste effettivamente sono, non sono parole che sto dicendo adesso, sul punto virgola. Sono sensazioni che ho avuto già da molto tempo. E così, parlando energeticamente,
Vedete in che meraviglia siamo, in che meraviglia vita che siamo, tutto energia, tutto, tutto energia viva, energia vitale, energia vita, cominciando a sentire le energie. Entriamo in amore con la vita. Ci sono così tante energie, così belle, e non le utilizziamo per fare male a qualcuno, non le utilizziamo per essere arroganti, non le utilizziamo per essere furbi, per essere potenti, per essere dominanti. No. Le sentiamo, le percepiamo, le viviamo per vivere in amore con questa energia, per sentire l'amore. E questa è gioia, questa è la vera gioia. Chi le utilizza, chi le prende, le utilizza solamente per potere, per dominare, per fare il furbo, per fregare gli altri, chi le utilizza così? Non entra in amore con la vita. Non è in amore, non sente l'amore e sente solamente di voler dominare, sente solamente il punto esclamativo, io, il più forte di tutti, la più forte di tutti, io domino, allora io così sono la migliore, la più intelligente, la più furba, la più. E allora si riempie di illusioni mentali. Però l'essere umano è cresciuto da queste cose. Ormai, mentre per esempio prima potevano essere, mettiamo su 100 persone, e partiamo dagli anni 60, non da prima, perché effettivamente prima non li conosco, li posso conoscere così tramite libri. Però partiamo da idee concrete. Anni 60, io me li ricordo, gli esseri umani potevano essere chiusi in questa dinamica di io il più forte, io voglio dominare, io voglio, anche con gli amici, fra gli amici, fra i parenti. Ma poi anche per strada, mentre si camminava. Allora si sentivano uomini che trattavano molto male le donne, che gli dicevano brutte parole, appena vedevano una donna che camminava da sola, gli dicevano molte brutte parole, in maniera molto, molto violenta col parlare. Poi c'erano molti che parlavano per lo sport, le squadre di calcio e combattevano nel parlare. Si combatteva dentro la famiglia. Dentro la famiglia era raro un rapporto di amore dentro la famiglia, ma c'era un rapporto di combattere fra marito, moglie, fra figli. Quindi negli anni 60, e anche me lo ricordo nella religione ancora, c'era molto, il prete gridava, quello che conoscevo io, giusto come prete, gridava ed era molto, fumava le nazionali senza filtro, che già una sigaretta, molto forte come sigaretta. Aveva degli atteggiamenti molto
nello sguardo degli occhi, molto rigidi. Quindi già ancora negli anni 60 c'era molto nella mente questo io voglio dominare, io voglio combattere, io voglio vincere, io voglio. C'erano molto queste dinamiche. Vediamo, ci facciamo un salto dagli anni 60 ad oggi. Le donne sono molto più libere. Qua in Italia le donne sono molto. Non esiste più che una donna cammina da sola e viene insultata con parole molto brutte, con parole molto dette in maniera gridata, quelle parole. Questo non esiste più già da un bel po' di tempo. Non ho conosciuto più preti come quello che avevo conosciuto negli anni 60, quindi con quella situazione è cambiata un bel po'. Dentro le famiglie non vedo quella lotta che vedevo in quelle famiglie. Quindi la situazione nella mente umana è cambiata, vuole fare meno guerra, meno sentire le energie come potere, come dominare sugli altri, come volere vincere, come voler ottenere un qualcosa. E invece adesso potremmo dire che ci sono sia queste dinamiche, e sia c'è la dinamica che l'essere umano vuole sentire, va in campagna, va a fare passeggiate in campagna, in montagna, va anche l'andare a mare, va a mare. Non ci sono più questi discorsi così. No, non ci sono più, ci sono ancora. Però sono molto di meno. Mentre una volta negli anni 60 si può dire che erano solo in quel modo i discorsi, adesso ci sono discorsi di comprensione, discorsi più amorevoli, discorsi fra amici, non c'è una lotta completa, ma c'è un cercare di comprendere l'amico, un cercare di accettare le sue situazioni. E questo è fare amore con la persona, fare amore con se stessi, prima di tutto, con la persona, fare amore con tutto il fenomeno vita. Quindi potremmo dire che dagli anni 60 ad oggi, mettiamo qua in Sicilia, perché poi al nord è diversa la situazione, però parlando di qua di Sicilia, la situazione potrebbe essere rimasta. Mettiamo un 25% in quel modo da persona che vuole usare le energie per vincere, per dominare, per conquistare, per essere il migliore e il più potente. Da un 25%, mettiamo anche 30%, mettiamoci 30%. E un 70% invece di energie che sono più rilassate, che sono più in sentire il fenomeno vita, il miracolo vita in qualche modo, il miracolo natura. Persone anche che vanno in campagna, in montagna, a mare, persone che fanno la passeggiata. Persone che quando parlano fra amici, e io ogni tanto ne sento qualcuno per strada, degli amici insieme che parlano in maniera molto bella, molto
con più consapevolezza. Quindi la situazione è cambiata. Stiamo crescendo, l'essere umano sta crescendo. Io la vedo così, la voglio vedere così, non mi interessa vedere situazioni bloccate in modi brutti, non mi interessa completamente, mi interessa essere concreto. E in questo modo io sono concreto, non sono un teorico. Persone che invece vogliono vedere tutto e lamentarsi di tutto, di ogni cosa, quelli sono dei teorici, non sono delle persone concrete, perché sono bloccate a vedere solo in un certo modo. E chi ascolta questi messaggi è una persona che vuole sentire e che già sente. Può essere più a livello inconscio, ma ci può essere una sua percentuale conscia, ma vuole crescere a sentire ancora di più cosciamente e diventare più consapevoli delle energie vite. Questa è la voglia. Questa è la voglia per stare bene veramente. È la voglia per... Quando una persona poi entra in questa sintonizzazione, come la radio che entra in una sintonizzazione, allora le energie che gli arrivano da parte della vita sono molto belle, sono così come quelle che vi dico io, che sente una cosa, che gli capita una cosa al secondo di precisione, che sogna una cosa, che la vita diventa tutta quanta una meraviglia, diventa una... Se invece una persona è chiusa in determinate idee di voler dominare, di volere, a quella persona non accadranno cose molto belle, cose, delle cose particolari, non accadranno, non ne farà esperienza proprio. E questa è una situazione bruttina, vivere tutta una vita, oppure una, due, tre vite, chiuse così, in vivere chiusi in volere dominare, in volere diventare potenti, e non si vive niente di bello da parte della vita. Tutte le cose che io racconto vengono viste come immaginarie, dato che loro non ne hanno fatto esperienza. Possono aver fatto una o due esperienze, ma le hanno prese, le hanno buttate. Le hanno definite come teoriche, come il caso, quindi non ne hanno neanche preso esperienza veramente. C'è da imparare, da crescere, da imparare a gioire della vita e da vivere questa meraviglia. Questa amica mia che ci conosciamo da tanti anni mi diceva: ma è possibile tutto quello che stai scrivendo, che stai dicendo? Ma già quando noi ci frequentavamo con questa persona, già lei ha visto che mi accadevano delle cose molto, molto particolari. Ve ne racconto una. Stavamo aprendo insieme. Dunque, eravamo venuti dalla Germania. Sono voluto ritornare in Sicilia. Volevo aprire un centro yoga in Sicilia. Ve l'ho scritto, già voi la conoscete, eh?
Io sogno via Crociferi numero 2. Sogno proprio come se ero lì nel posto. Quindi non solamente ho una visione come se si sta guardando un qualche cosa in uno schermo, proprio ero lì nel posto, via Crociferi numero 2. L'indomani prendo il giornale. Affittasi appartamento settecentesco in via Crociferi numero 2. E ho fatto, io stanotte ho sognato via Crociferi numero 2. Vado a telefonare a quella persona, ci diamo appuntamento, ci incontriamo, parliamo subito in maniera molto bella, con una bella comunicazione. Quella persona ha capito che io volevo aprire un centro yoga, che volevo aprire un centro, un'associazione culturale dove portare avanti diverse cose, che io avevo fatto a scuola per diventare maestro yoga, che ero stato in India, che lo Stato avevo fatto questo, così, che avevo sognato via Crociferi numero 2. Mi dice, ti do l'appartamento settecentesco a metà prezzo di quello che c'è scritto, a metà prezzo. E ti lascio tutti i mobili antichi. E siamo entrati in una bella amicizia con questa persona. Il giorno che è stato fatto il contratto, vado in via Crociferi numero 2, dove c'era al numero 2 c'era un arco, adesso hanno fatto un portone. Prima c'era solo un arco. E al centro dell'arco c'era una persona che conoscevo proprio al centro. Era messo lì, fermo. Ho detto, ma che sta facendo? Ci siamo salutati, ciao, come va? Gli ho raccontato la situazione. È accaduto questo, ho sognato questo. E adesso c'ho il contratto qua, c'ho l'affitto della casa. Gli ho raccontato un po' tutta la situazione. E lui mi dice, e io ti pago dal notaio l'associazione culturale. Quindi io senza aver fatto niente avevo il posto dove fare il centro yoga, avevo l'associazione culturale che lui mi ha fatto fare e si è formato un pochettino. Quindi questa persona, e stavamo insieme allora, già l'aveva visto che era successa una cosa che non è normale che succeda. Quindi mi chiede, oggi ti possono succedere tutte queste cose, una cosa incredibile. Sicuramente incredibile, per tante menti, sicuramente la mia situazione sarà incredibile per tante persone. Però considerate una cosa, che io quello che ho vissuto è molto di più di quello che io racconto. Quello che io racconto sono piccole situazioni. Quello che io ho vissuto è un qualcosa di così oltre. E considerate, per esempio, che in Oriente queste cose sono vissute tantissimo. Qua in Occidente non ci sono state molte persone che le hanno vissute. Quindi in Occidente il discorso che faccio io, mi è successo questo, questa notte ho sognato questo, questa notte così, questa notte ho sognato tutte queste cose che racconto qua, non si ci può credere. E io lo so questo fatto qua, lo so, me ne rendo conto. Però le racconto lo stesso, per quello che posso. Non mi blocco, non mi dicono, non ci credono, e allora io mi blocco, non le racconto. Io le racconto lo stesso. Abbiano l'effetto che devono avere. Mandando un piacere raccontarle, quindi non mi limito.
E adesso sto facendo questi incontri, non mi limito e quindi sto andando ancora oltre e vi sto raccontando diverse cose che ho vissuto e di quando sono innamorato della vita, di questo fenomeno che è proprio e ci segue. Ci segue momento per momento. E invece a noi hanno insegnato, la vita mi ha abbandonato, sono completamente separato dalla vita, questo ci hanno insegnato. Io con tutto quello che ho vissuto, che sto vivendo, vedo come tutto è in amore. È fatto per amore, è fatto con amore, è fatto. Raramente possono avvenire pensieri negativi nella mia mente. Ancora ci sono, può accadere qualcosa. Però sono pensieri rari. Te lo comunico. E già diverse persone con cui ho comunicato, già gli ho fatto percepire situazioni molto profonde, molto. E questo mi piace. Questo essere canale vitale. Piacerà anche a voi quando voi comunicherete delle cose che sentite veramente e quindi non che sapete razionalmente, ma che sentite veramente, interiormente. Allora il fatto di trasmetterle, vedrete che piacere che sarà. Carissimi, vi saluto. Om Shanti Om. Se volete, siete sempre disposti, avete sempre la possibilità di scrivermi qualche cosa, anche su Facebook. E io il messaggio prossimo vi rispondo alla cosa che scrivete. Buon momento per momento. Adesso devo vedere. Come non fare errore su qualche clic. Registrazione. Interrompi la registrazione. E io devo andare su scarica. Dunque, salva con nome, stampa. Qua già l'ho fatto. Scarica. Dove sei, scarica? Dove sei? Dove sette? Vediamo da queste parti. Carica qua non c'è. Altre volte ti ho visto. Ma dove sei adesso? Non mi ricordo con tutti questi click che ci sono da fare. Non mi ricordo dove sei. Un quadro. Non mi ricordo proprio dove sei.